Buongiorno Alessandro, benvenuto all'Heritage Hub. Eri mai stato qua? Sono già stato qui alcune volte, devo dire un posto molto bello perché siamo immersi nelle automobili, devo dire di varie generazioni e tipo, per cui è ovviamente un posto molto bello perché è sempre fonte di ispirazione. E immagino sia stato importante anche per la 4C, di cui oggi corre il 10° anniversario. Tu hai partecipato al progetto in qualità di designer, raccontaci quegli anni e quel progetto. Allora, la 4C, devo dire, prima di tutto è stato un progetto splendido, divertente. È iniziato prima come concept car, perché siamo partiti alla fine del 2010, eravamo intorno a ottobre-novembre del 2010, l'obiettivo era quello di andare a Ginevra marzo 2011 con un prototipo. A seconda della reazione del pubblico, se fosse stata positiva, saremmo andati in produzione. La reazione del pubblico è stata eccezionale, perché il prodotto ovviamente era notevole, le caratteristiche del prodotto che erano state ampiamente raccontate durante la presentazione del Salone di Ginevra facevano capire che era una piccola supercar in chiave Alfa Romeo, e dunque da lì siamo partiti con il progetto. Siamo tornati a Ginevra per la presentazione della vettura pochi anni dopo, prima con la versione coupé e poi con la versione Spider, per cui devo dire è stato un progetto molto affascinante. Io oggi vorrei chiederti il tuo punto di vista personale sulla 4C e vorrei quindi che mi dicessi, per esempio, qual è l'aspetto che più preferisci della 4C, che ti soddisfa di più? La 4C ovviamente, come puoi ben vedere qui dietro, ci sono l'auto C competizione, c'è una Mito più indietro e dietro di noi c'è anche una Giulietta. La 4C appartiene a questa famiglia volutamente, perché in qualche modo se l'8C competizione è partita come concept che serviva in qualche modo a riunire, a catalizzare tutti gli ingredienti tipici dell'Alfa Romeo, per cui il linguaggio, il frontale con il trilobo, la sensualità della vettura, dunque l'8C è stato un po' il capostipite di tutto questo. Poi siamo passati attraverso la Mito, poi la Giulietta, e la 4C ha chiuso idealmente questo ciclo. Per cui devo dire che la 4C, prima di tutto, è importante per questo aspetto. Dal punto di vista formale, la cosa che apprezzo ancora oggi della 4C è la sua riconoscibilità su strada. È una piccola macchina, però devo dire che rispetto ad altre piccole macchine che esistono in questo segmento, con lo stesso livello di sportività, la 4C ha comunque qualcosa in più. Dato dalle proporzioni della vettura, la vettura è molto larga, per cui è molto importante, cioè tu percepisci una macchina non come un segmento inferiore, ma comunque lo collochi nel mondo delle supercar, e questo è fondamentale. Mi piace ancora la sua sensualità, le sue forme molto importanti, questa muscolatura molto generosa, che quando la macchina si muove nel traffico o comunque anche in pista, io ho avuto modo di vederla in vari ambiti, è molto riconoscibile. La luce sulla carrozzeria disegna tantissimo questi passaggi, per cui è sempre molto bello vederla. E dunque questa è la cosa che apprezzo ancora oggi, il fatto che comunque il trattamento, le proporzioni che sono tipiche di Alfa Romeo, ancora oggi mantengono vivo questa vettura con la sua forza originale. E invece dal punto di vista sempre del design, quale aspetto avresti magari, che ne so, risolto diversamente oggi col senno di poi, come si dice? Allora, la 4C è una vettura che, come tutte le vetture ovviamente, soprattutto per questa tipologia di serie comunque limitata, la 4C, nonostante sia stata prodotta in migliaia di esemplari, non è una macchina di grande produzione, per cui per poter essere proprio prodotta doveva entrare all'interno di una logica che è quella, ad esempio, di utilizzare dei pezzi, dei componenti carryover di altre vetture. Questo perché prima di tutto la 4C voleva andare in America ed è andata appunto in America come prodotto Alfa Romeo, questo è stato molto importante, però per fare questo, come sicuramente tu sai, devi attenerti a delle omologazioni che sono molto importanti, molto rigorose per il mercato americano. Per fare questo devi utilizzare dei componenti che sono specifici per quel mercato. Beh, la 4C è sicuramente stata ispirata da grandi vetture del passato, in diverse occasioni hai avuto modo di sottolinearlo. Raccontami, proprio perché questa è un'intervista personale, raccontami quali sono, non so, i tre modelli iconici di cui ti terresti i modellini sul comodino. Allora, io purtroppo mi fermo al mondo Alfa Romeo.
Spesso si parla della 33 stradale come riferimento storico ed è sicuramente una delle tre vetture, se devo rimanere in quell'ambito. È una macchina molto bella, è una macchina che parla con il linguaggio della sensualità. Tutto quello che c'è sopra e sotto la macchina serve alla funzionalità e devo dire è un linguaggio molto simile a quello della 4C. Poi mi piace ricordare la disco volante, perché è una macchina anche in questo caso molto estrema, soprattutto nella versione Spider trovo che sia un oggetto iconico, anche senza ruote è bellissima allo stesso modo. Ti ho parlato della 33 stradale come ispirazione per quanto riguarda la parte estetica o anche comunque l'approccio estetica che incontra la meccanica, però la 4C si ispira dal punto di vista tecnico più alla Scarabeo, che è una macchina molto strana fatta dalla carrozzeria Osi, motore trasversale posteriore esattamente come la 4C, due posti, una macchina, devo dire, se la vedi dal vivo sembra un piccolo go-kart con una carrozzeria molto strana da vedere, però effettivamente dal punto di vista telaistico era più vicino a quello piuttosto che la 33 stradale. Le quotazioni della 4C dal punto di vista collezionistico sono in continua ascesa in questo periodo. Addirittura oggi una 4C vale più di quanto costava al lancio. Come te lo spieghi? Quali possono essere le ragioni a soli 10 anni dal lancio? Allora, ci sono secondo me molteplici ragioni, che stiamo facendo anche una transizione verso l'elettrico, per cui c'è un richiamo del motore endotermico, della macchina pura, sul fatto che la gente comunque vuole avere un ricordo di questo mondo che stiamo ancora vivendo oggi a pieno. La 4C è stata definita spesso e volentieri un instant classic, per cui ed è vero, e questa forse è stata anche un po' la sua forza, il fatto di essere comunque una macchina molto naturale nello stile, nelle proporzioni, è una macchina molto genuina. Poi non c'è da negare una cosa che è comunque sostanziale, è una, forse l'unica macchina sul mercato che ha un telaio in fibra di carbonio, una monoscocca centrale in fibra di carbonio, per cui dal punto di vista tecnologico è estremamente pregiato, ha delle caratteristiche dinamiche estremamente di altissimo livello, soprattutto se portata in pista. E al di là del prezzo di oggi, è vero che quando è stata lanciata all'epoca, io mi ricordo un collega della comunicazione l'aveva definita una supercar democratica, perché il costo all'epoca era invece molto basso, soprattutto per i contenuti. E devo dire che la 4C è comunque stato un motivo anche di attrazione molto forte per i club, per cui ci sono tantissimi club in giro per il mondo che hanno questa vettura. E questo è fondamentale, lo è stato da sempre per Alfa Romeo e lo è ancora assolutamente per la 4C. Sono d'accordo, anche perché i club, gli appassionati, la tribe sono una parte fondamentale del brand Alfa Romeo e sono una parte fondamentale anche del successo che per esempio la 4C ha avuto in questi anni. Ed è anche un po' per questo che ti abbiamo coinvolto, lo sai, per celebrare i 10 anni della 4C abbiamo voluto con te realizzare una 4C che chiameremo Designer's Cut, dal punto di vista del designer. Nelle ultime settimane hai lavorato a delle ispirazioni, a dei, non proprio dei bozzetti, ma insomma dei tratti caratteristici che dovrebbe avere l'Alfa Romeo 4C da te pensata, da te inventata oggi in termini di design, di estetica. E raccontaci come sta andando avanti questo lavoro. Allora, adesso devo dire, per cercare di dare seguito a questa intenzione di fare questa sorta di one-off con dei contenuti particolari, mi sto muovendo per individuare dei filoni di vettura. Devo dire che in questo caso mi sono venuti in aiuto proprio il fatto di aver avuto l'esperienza di toccare con mano il mondo dei club Alfa Romeo e soprattutto gli appassionati di Alfa Romeo 4C. Ho avuto modo di vedere tantissime 4C di tutti i colori, con tipologie di verniciatura, di configurazioni, anche con dei tuning abbastanza profondi e livree, oggetti specifici. Per cui ho immaginato più o meno 3 filoni principali. Il primo ovviamente è il filone che è legato prima di tutto al colore rosso, perché rosso è Alfa Romeo, è quello che in qualche modo crea un link immediato un po' nell'immaginario di chi pensa ad Alfa Romeo, ci porta
ad un mondo storico, ci porta ad un mondo comunque abbastanza premium, perché il rosso significa sportività, però con degli ingredienti di un certo tipo diventa una sportività, se vogliamo, anche molto elegante. È un po' l'archetipo Alfa. È un po' l'archetipo Alfa Romeo. Questo mi piace, è innegabile, dunque è sicuramente uno dei tre filoni. Poi c'è un filone che è quello che abbiamo esplorato, ad esempio, con la 4C nella versione competizione. Avevamo utilizzato un grigio opaco con una livrea molto semplice, lo vedete anche qui sul tavolo, c'è una 4C opaca, grigia. Non è detto che la faremo grigia, però il mondo dell'opaco è bello perché fa vedere le forme molto di più, la macchina diventa più muscolare, più importante, molto più tecnica, e questo è un altro filone, qui ci possiamo lavorare in modo abbastanza ampio. Però diciamo, questi due filoni che ti ho appena detto sono uno quello più storico, uno quello più corsaiolo, e poi ce n'è un altro che forse è quello più intimo di Alfa Romeo, perché si rifà in qualche modo alla sportività di Alfa Romeo e al tempo stesso alla sua storia, però lo fa in un modo un pochettino più pregiato. Per quello qui vedete ad esempio un azzurro sul tavolo con delle ruote tecniche bianche, se voi immaginate un po' nel panorama delle varie Giulia, le GT, le GTA, c'è questo aspetto. Anche al museo Alfa Romeo, se voi andate, vedrete tantissime macchine con questi colori, questi azzurri, questi colori molto sofisticati, oggi difficilissimi da utilizzare, che con degli elementi tecnici danno subito un richiamo alla sportività, ma non lo fanno in modo così esuberante, così volgare, come potrebbe essere magari una macchina grigia o molto tecnica. Diciamo, questi sono un po' i tre filoni. Ho un'idea di quello che mi piacerebbe sviluppare, però mi piacerebbe anche in qualche modo andare ad attingere proprio agli appassionati, perché poi io ho visto queste cose muovendomi nei club con gli appassionati, dunque sarebbe bello avere un po' questo scambio. Ed è proprio la tribe, i nostri appassionati, che vogliamo coinvolgere. Troverete infatti le tre proposte su cui sta lavorando Alessandro sui nostri canali di comunicazione. Fateci sapere le vostre opinioni, il vostro parere su queste tre proposte, in modo tale da celebrare insieme i 10 anni della 4C e questa speciale one-off. Grazie mille e arrivederci.